PS2 emulator. Eccolo. Madonna, ho perso gli occhi. Vabbè, dove cazzo sei? Eccolo qua, download Windows. E adesso ti servono i BIOS. I porco BIOS. PS2 BIOS. Vai qua. Vai qua. Your emulator is downloading. Ah, ma li ha già scaricati. Ma che cazzo fai? Fai la finta. Poi vai su CD romantico. Vai qua. Eccolo, tutte e due. Ma tu ovviamente scarichi il 2, perché è l'unico gioco fatto bene. Dove cazzo sei? Eccolo qua. Download, salva. Adesso aspetti 3-4 ore che scarichi. Ma nel tramite tu vai su OBS, che è tipo lobby, però scritto male. Dove sei? Eccolo qua, fai Windows. Tu fidati, tu scaricalo e poi praticamente succede questo. My God. Poi vai su file, no? Fai impostazioni. La cosa principale è vai su uscita e qui dove c'è formato di registrazione metti MP4. Io non lo posso fare perché è un tossico. Vabbè, qui c'è il percorso e metti la cartella dove vuoi. Adesso noi apriamo l'emulatore. È schermo nero, ma tu fidati. Guarda, Piero, cosa fai? Le cappiole sul tavolo. No, no, nonno, devi stare fermo che ti fai male. No, guarda, Giampiero, guarda come faccio la perché. Sporca madonna, sono caduto. Eccolo qua, dovrebbe vedersi. Tu vai su configurazione, no? Fai selettore, plugin BIOS. E, ok, io ce l'ho già così, ma tecnicamente tu ti prendi i BIOS che hai scaricato, li metti in una cartella che vuoi, fai sfoglia e ti prendi tutta la sfoglia con la cioccolata al marshmallow. E poi fai seleziona cartella, no? E ti fai aggiornalista poi. E poi dovreste avere tutti questi. Fai Europe, perché noi cantiamo The Final Countdown, in cui contiamo i down. Fai selettore ISO. Fai sfoglia. Eccolo qua, Knights of the Temple. Clicchi due volte. Fai avvio da ISO veloce. Eccolo. Eccolo come si apre, magico. Wow. Ok, per registrare Knights of the Temple da solo, qui dobbiamo fare un trickets incredibile. Tu schiacci qua, tasto destro, no? Dovresti avere solo scena 1 perché è pazzo. Fai aggiungi, fai cattura la finestra. Dopodiché, se non fa finestra automatica, che mi fa vedere Knights of the Temple automatico, tu lo devi cercare tra questi. Eccolo qua, togli, cattura il cursore perché è una merda. Adesso, se tu lo trascini, fa schifo. Ma se tu lo trascini tenendo premuto shift, eccolo. Eccolo, mamma e mia. Per registrare l'audio fai tasto destro, aggiungi, cattura l'audio in uscita. E per il microfono cattura audio in entrata. Poi fai avvia la registrazione. Per i dati tecnici sul effetto sonoro magico, non li so, devi guardare il video di Adrian. Mi hanno trovato sul pavimento del cesso.